Cerimonia di premiazione del 7° trofeo Eraclio d'Oro, il trofeo culinario organizzato dall'Associazione Cuochi e Pasticceri della BAT. 40 partecipanti da tutta la Puglia, soddisfatta la giuria e l'Associazione Cuochi e Pasticceri della BAT che organizza l'evento annuale. Sipario sulla 7ª edizione dell'Eraclio d'Oro, il trofeo culinario organizzato dall'Associazione Cuochi e Pasticceri della BAT. Soddisfazione ed entusiasmo hanno caratterizzato anche questa cerimonia di premiazione dei vincitori. Protagonisti della gara intanto la patata e le spezie. 38 i partecipanti, questi vincitori. Per i professionisti Giuseppe Scarlato di Foggia, per gli allievi Fabiana Milone di Spinazzola, per gli istituti alberghieri Francesca Filanino di Barletta e per la sezione ragazzi speciali Vincenzo Cannino. Ragazzo speciale di Corato. Per la sezione pasticceria professionisti Vincenzo D'Amato di Trani e di L'Equile Lecce la vincitrice della sezione unica dedicata al cake design Marisella D'Amo. Maria Pia Cognetti di Trinitapoli invece si è affermata come vincitrice nella sezione pasticceria allievi con la dolce metà dedicata come da regolamento del concorso 2019 agli ortaggi. Innovare ogni anno partendo dallo scrigno prezioso e ricchissimo della tradizione è l'obiettivo di questa palestra per cuochi, pasticceri e cake designer. Come è andata questa edizione? Ma devo dirle benissimo, perché abbiamo visto una crescita dei partecipanti, c'è stata un'evoluzione notevole dei ragazzi, quindi i junior sono stati straordinari. Devo dire che hanno dato una lezione anche ai grandi, perché si sono comportati in maniera eccellente e più di tutto abbiamo visto un utilizzo del prodotto peculiare nostro pugliese in maniera straordinaria. La novità che l'ha colpita particolarmente? C'è stato un piatto di una ragazza che poi è quella che ha vinto, che mi ha colpito per la qualità delle tecniche utilizzate. Ha utilizzato 6 tecniche differenze fra cottura e metodi innovativi di composizione del piatto. Una cosa straordinaria, la ragazza veramente mi ha stupito. E vedere questi giovani che crescono in maniera così considerevole, le dico, ci fa tanto piacere. La cosa più bella che mi ha colpito è hanno usato l'estro, il concorso parlava di patata e quindi si doveva usare innanzitutto la patata pugliese e hanno espresso, diciamo, quell'innovazione con quel quid di sapere. Ecco, c'è stata una ragazza che ha vinto che ha espresso un cioccolatino fatto con gaspaccio che poi una volta che si riapriva bagnava tutto il tortino di patata. Molto delizioso, ecco. Il successo, diciamo, lo abbiamo ottenuto per quanto riguarda i ragazzi speciali. È stato un successo, io mi emoziono ancora una volta per quello che ci ha dato questo ragazzo. Erano 4 persone, però uno di una grandezza enorme, proprio non so ancora descriverlo, è stato veramente un ragazzo bravo. Il successo è stato veramente grande, sia per il livello professionale, sia per il livello anche professionale, e sia anche dell'appartenenza come partecipanti. Noi ogni anno, è ovvio che cerchiamo sempre il tema sul territorio. Quest'anno abbiamo fatto anche la patata, l'anno scorso abbiamo abbinato i vini della Puglia, quest'anno abbiamo abbinato la patata pugliese. È ovvio, insieme a questo c'è sempre il vino. E in più abbiamo messo come categoria agli allievi, oltre la ricetta, gli abbiamo dato la ricetta anche in inglese. È andato molto bene, questo concorso ci dà la possibilità di metterci in gioco, ci fa crescere con dei maestri veramente di alto livello e ci dà la possibilità di imparare molte tecniche, di crescere molto.